Rieccoci in diretta Focus TG. Senz'altro in tanti avete seguito le lezioni di ginnastica dolce, zumba, avete visto i tai chi che proponiamo quotidianamente proprio per continuare ad accompagnarvi, a starvi vicino, per come dire, dare una mano anche al corpo, non soltanto allo spirito con le sante messe, ma anche al corpo, per quindi seguire, visto che non si può più andare in palestra in questi giorni difficili di emergenza, visto che ci sono così tante limitazioni, però lo stesso noi andiamo avanti, quindi vi siamo vicino a tutti i nostri telespettatori. Con le lezioni anche abbiamo appena visto, ci si può continuare a tenere allenati senza restare necessariamente solo ed esclusivamente seduti sul divano. Insomma, sono tantissime le persone che lanciano un messaggio per soprattutto seguire le direttive che lo stesso governatore del Veneto Luca Zaia ha dato proprio nel primo pomeriggio di oggi in conferenza stampa, nel punto stampa che ha tenuto, come tiene quotidianamente, nella sede regionale della Protezione Civile, ovvero state a casa. È un momento non certo semplice, è un momento pesante. Per tutti. E allora, tra l'altro, è stato proprio anche interessante l'intervento che è arrivato un po' da tutti i sindaci, dal Bassanese, li abbiamo visti, dall'Altopiano, anche sulle montagne del Bellunese. Insomma, tutti quanti cercano di lanciare questo accorato appello, seguendo proprio l'indirizzo del presidente del Veneto Luca Zaia di stare a casa. E allora noi andiamo a Venezia, perché vedo che abbiamo collegato il nostro Filippo Fois, che si trova a Venezia. Filippo, che aria si respira a Venezia? Com'è la situazione? Intanto c'è una giornata splendida, splendida anche lì, e davvero verrebbe voglia di dire: vado a farmi una passeggiata, vado a farmi una camminata nella nostra splendida Venezia. E lì la situazione com'è però? Sì, che purtroppo non è possibile, come vedete, infatti lo scenario alle mie spalle, guardate com'è in questo momento il Canal Grande, è completamente vuoto. Ed è una situazione che rispecchia quello che sta accadendo in tutta la città. Ci sono pochissime persone in giro, solamente per fare la spesa, ma gli incontri che abbiamo fatto si contano proprio sulle dita di una mano. Tra l'altro i controlli sono anche molto aumentati, abbiamo visto la polizia locale presidiare l'uscita del Ponte della Libertà. Questo significa, tra l'altro, visto che le macchine sono pochissime, che c'è un'altissima probabilità di essere controllati. Lo stesso sta accadendo a Mestre, io stesso sono stato fermato dalla polizia locale ieri mentre tornavo a casa dalla redazione, e lo scenario si ripete anche a Mestre e Marghera. Nessuno per strada, tutti o quasi stanno rispettando quelle che sono le prescrizioni per queste settimane. Poco fa, per esempio, siamo stati al Parco San Giuliano, che è un parco a Mestre, tra l'altro il più grande parco d'Europa, che fino a domenica scorsa era, nonostante fossimo in una situazione d'emergenza non quanto quella attuale, però fino a domenica scorsa era piuttosto frequentato. Oggi invece l'abbiamo visto semideserto, c'era una pattuglia della polizia locale che girava per i pochi podisti e ciclisti che incontrava, li fermava e li invitava anche a tornare a casa, insomma li controllava. Questo per dire come in comune di Venezia la situazione sia stata presa molto sul serio, per cui sia da parte dei cittadini che non escono di casa, sia da parte delle forze dell'ordine che stanno controllando che vengano rispettati i provvedimenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Una Venezia così non si era mai vista però, c'è un silenzio proprio che fa quasi impressione. Allora, fa impressione da una parte, è vero, dall'altra però rincuora, perché vuol dire che la gente, come hai appena detto anche tu, la gente sta rispettando la direttiva che arriva, è stata più volte ribadita a gran voce dallo stesso Zaia.
Sì, diciamo che gli appelli di questi giorni evidentemente hanno fatto centro. C'è stata una maggiore presa di coscienza rispetto alla situazione alla quale avevamo assistito fino a circa una settimana fa. Già una settimana fa effettivamente sia la città di Mestre che di Venezia si erano svuotate. Venezia con più facilità, bisogna dire, forse per il fatto che ci sono meno residenti e gli alberghi sostanzialmente non hanno più turisti. Oggi quella situazione ancora di stallo in cui c'era qualche indeciso che comunque non rinunciava ad uscire è completamente cambiata. Adesso veramente non esce più nessuno se non per andare a fare la spesa o comunque insomma per quelle poche situazioni di necessità insomma, che abbiamo raccontato in questi giorni sono previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ecco, anche i turisti non sono presenti in città, anche i turisti stanno accogliendo quindi questa forte emergenza, hanno recepito che ci stiamo trovando in un momento di forte emergenza. Ma purtroppo i turisti l'hanno recepita molto prima che la recepissimo noi, nel senso che qua l'industria turistica, che ovviamente è un colosso, credo che fatturi all'incirca 18 miliardi di euro all'anno, era andata già in difficoltà con la quarta di novembre, soprattutto del 12 novembre, si era registrato un grosso abbassamento dei flussi turistici, quantificato circa al 50% dall'Associazione Veneziana degli Albergatori, proprio nel momento in cui si stava riprendendo sotto carnevale è arrivata l'allerta coronavirus. Questo ha determinato, prima ancora che venissero presi provvedimenti ufficiali da parte del governo italiano, una cascata di disdette. Personalmente, per esempio, siamo stati in un albergo che ha ricevuto in un giorno e mezzo 1200 disdette. Non è che abbia 1200 camere, significa che praticamente ha ricevuto disdette fino a questa estate. E chiaramente questo è un caso limite, ma che si ripete magari in misura minore in tutti gli altri alberghi. Molti degli alberghi che ci sono qua a Venezia, io credo oramai quasi tutti, hanno deciso di chiudere i battenti e l'avevano deciso ancora prima che arrivassero i provvedimenti che sostanzialmente vietano di allontanarsi da un comune all'altro. Per cui dal punto di vista turistico obiettivamente avevamo già assistito a uno svuotamento della città circa 2-3 settimane fa. Adesso abbiamo assistito anche allo svuotamento della città dai suoi abitanti, nel senso che insomma tutti rispettano il precetto di rimanere a casa. Ecco, la cosa simpatica, possiamo definirla così, perché prima quando ci siamo collegati con Ilaria Marchiori, che si trova nella zona industriale, vedevamo passare il tram in andata e in ritorno completamente vuoto. Adesso alle tue spalle sono passati due natanti del trasporto pubblico completamente vuoti, uno all'andata e uno al ritorno. Sì, di conseguenza proprio totalmente svuotata la città. Sì, che è la stessa situazione poi che si verifica a Piazzale Roma, nel senso che gli autobus che abbiamo visto avevano al massimo uno, due passeggeri. C'è stata anche qualche polemica in città, per dirla tutta, perché come sapete alcune fabbriche erano rimaste aperte. Sì. E in quel caso comunque c'è un grosso afflusso di lavoratori che prende i mezzi pubblici per andare a lavorare. Ebbene, in quei casi gli autobus continuavano ad essere pieni, come normalmente accade, mentre poi per tutto il resto della giornata gli autobus sostanzialmente viaggiavano vuoti, per cui da questo punto di vista insomma è stato necessario ed è necessario un adeguamento anche degli orari per quella che è la nuova esigenza di queste settimane, quindi rafforzare il trasporto negli orari di ingresso e di uscita dagli uffici, dalle fabbriche, ma in modo da che i passeggeri possano osservare le distanze di sicurezza, forse anche elevare qualche corsa, credo io, perché veramente abbiamo visto tutti i mezzi che erano quasi completamente deserti, adesso vediamo anche i vaporetti che passano dalle nostre spalle, che sono praticamente vuoti. Completamente vuoti, certo. Allora, tu dicevi prima che siete riusciti a incontrare pochissime persone in questo vostro lungo giro. In ogni caso, quelle pochissime persone che avete incontrato, come vi sono sembrate? Hanno paura? Si sentono, come posso dire, spaventate da quanto sta accadendo? Secondo te, sì, viene recepita quest'idea del pericolo che stiamo vivendo tutti quanti? Io direi dalla maggior parte sì.
Tant'è vero che sono tutti con la mascherina, tutti che se avvicini, prima abbiamo avvicinato dei vigili urbani, anzi degli agenti della polizia locali, quali hanno subito fatto un passo indietro perché devono osservare la distanza di sicurezza. Certo. Tra l'altro devo dire che io ero anche con la mascherina in quel momento, per cui insomma stavamo adottando tutte le precauzioni anche noi. Però io ho visto anche delle persone piuttosto fiduciose, nel senso che nel momento in cui è stata fatta chiarezza sono state date alcune regole, come per esempio quella di lavarsi spesso le mani, di osservare più di un metro di distanza dalle persone, di evitare le folle, che adesso peraltro non ci sono. Chi esce di casa lo fa con cognizione di causa e sa che deve osservare queste regole per la sicurezza sua e degli altri. Da questo punto di vista devo dire che aver diffuso queste piccole, semplici regole ha aiutato molto la gente anche a tranquillizzarsi. Diversi dicono, bene, io so che c'è questo problema, ma mi comporto secondo le istruzioni che mi sono state date e credo che insomma non mi possa succedere niente, esco di casa solamente se è necessario e quando esco insomma sto attento a non avere contatti con le persone. Certo, bene, allora io ringrazio il nostro Filippo Fois, ci lasciamo questa immagine di una Venezia silenziosa e completamente splendida, svuotata, e sarà così ancora per diverso tempo, Filippo, vero? Eh sì, bene, per diverso tempo io credo. Grazie a Filippo Fois da Venezia per questo collegamento, per averci mostrato in diretta le immagini proprio come è in questo momento la città di Venezia. Tantissimi i messaggi che continuano ad arrivare, allora ne approfitterei per leggerne qualcuno. Coprifuoco in tutta Europa, prima si fa e prima si riparte, se no lo facciamo noi veneti. Grazie Rete Veneta per tutto quello che fate per noi, sono anziana, seguo i vostri corsi di ginnastica, mi danno una grande gioia, grazie. Infatti appena sono stati trasmessi i corsi di ginnastica e ce n'è anche tra l'altro un'altra signora di 73 anni che dice: che bello la vostra trasmissione delle 17, appunto la ginnastica, mi diverto moltissimo. E invece questa persona, salve, questo è un messaggio molto importante, questa persona oltre a ringraziarci per il lavoro che stiamo svolgendo voleva fare un annuncio, dice che per noi talassemici è una priorità, per favore donate sangue, telefonando ai centri di raccolta donate sangue perché purtroppo si muore anche per altre patologie, se potete andare a donare con l'autorizzazione in mano è possibile recarsi nei centri di raccolta sangue e donare, ci sono tantissimi centri trasfusionali in tutte le nostre città, grazie ancora. Di conseguenza questo è un appello che fa questo nostro telespettatore che soffre di una patologia che non ha nulla a che vedere con il Covid-19 e abbiamo sentito, e allora io coglierei l'occasione proprio per rilanciare un servizio in cui arriva da Venezia, l'Avis di Venezia invita tutti quanti a donare sangue ancora, ci sono tantissime regole da seguire ma si può fare senza problema, basta seguire le direttive che danno i vari centri trasfusionali. Allora vediamo il servizio da Venezia. La raccolta nella provincia di Venezia nelle ultime 4 settimane è stata molto sofferente. Possiamo considerare di aver perso ogni settimana almeno 200 unità di sangue, che se le riproporzioniamo nel mese diventano 800 sacche al mese di sangue in meno che abbiamo potuto dare ai nostri ammalati. Adesso diventa importante tornare ai centri trasfusionali, tornare a donare in tutta sicurezza. Nonostante i dati poco confortanti delle ultime settimane nella provincia di Venezia, dopo l'accorato appello del presidente Zaia nei giorni scorsi a non smettere di donare il sangue, c'è stato un cambiamento di rotta. Finalmente le donazioni nei centri trasfusionali stanno riprendendo. In questo momento è importante poter gestire la situazione spalmandola durante le settimane e durante i prossimi mesi. Vi preghiamo quindi di chiamare oppure di prenotarvi attraverso il sito di Avis Provinciale. Vi ricordo la www.prenotaladonazione.it
che è il luogo dove ci si può prenotare, oppure telefonando a Davis Provinciale. Questo per poter arrivare scaglionati e non creare assembramenti. I donatori sono una figura importantissima in questo momento. Aiutiamo i centri trasfusionali, i dottori e le infermiere di questi centri a poter lavorare nel modo corretto e secondo le norme. I centri trasfusionali sono luoghi protetti. Per poterlo essere bisogna seguire determinati comportamenti. Vi chiediamo quindi di avere pazienza e di operare come vi viene consigliato. Però proprio seguendo queste direttive poi si può davvero fare del bene, aiutare come ci ha chiesto anche questo nostro telespettatore. Aiutare non soltanto in questa emergenza di Covid-19, ma aiutare tutte le persone che hanno bisogno di una trasfusione. E tanti gli appelli che arrivano dai primi cittadini, un po' di tutto il Veneto, allora andiamo a Cortina. Buonasera, buonasera a tutti. Questo mio piccolo intervento vuole essere chiarificatore delle tante segnalazioni che mi vengono fatte, delle tante preoccupazioni, perplessità che leggo all'interno dei social, ma anche dalle telefonate che mi giungono in queste giornate difficili, su un tema, il tema dei tanti turisti che si vedrebbero all'interno del paese e dei tanti turisti che in questo weekend pare, ha detto di qualcuno, che arrivino all'interno della nostra città. Innanzitutto ci tengo a sottolineare che le forze dell'ordine stanno facendo un grandissimo lavoro, quindi la polizia, i carabinieri, la polizia stradale e anche ovviamente la nostra polizia urbana. In tutto questo sono state intensificate le misure di controllo, sia per quanto riguarda le maggiori vie d'accesso, quindi la strada 51 a nord e a sud e anche sulla 48 e anche all'interno del territorio. Ricordo che è severamente non solo vietato ma penalmente perseguibile chi accede a Cortina se non fosse appunto per una necessità di lavoro. Detto questo, chi ne avesse notizia può fare denuncia presso le forze dell'ordine o segnalare di situazioni che in questo senso si fossero verificate. Dall'altra parte un'altra questione da in qualche modo chiarire riguarda i turisti che si vedono all'interno del paese. Faccio presente che molti di questi sono residenti, peraltro chi era a Cortina prima del DPCM, del decreto dei giorni scorsi, può rimanere all'interno del nostro paese, questo recita la legge. Dall'altra parte ovviamente l'invito da parte del sindaco, delle istituzioni, è quello innanzitutto di rispettare tutte le norme e le regolamentazioni che vengono date sulla sicurezza, sul non uscire di casa, sul rispetto del metro di distanza qualora si uscisse per qualche necessità. Dall'altra parte è ovvio che il nostro sistema sanitario in questo momento è in una situazione di difficoltà e quindi l'invito vuole essere ovviamente ai residenti di rimanere ovviamente nelle proprie case e chi ne ha la possibilità, che non è residente ovviamente, di dirigersi verso il proprio luogo di residenza. Un abbraccio a tutti e vi auguro una buona serata. E anche personaggi dello spettacolo, della cultura e dello sport lanciano questo forte messaggio di restare a casa. Vediamo. È un periodo difficilissimo, lo è per tutti, siamo tutti chiusi in casa, è difficile vivere da soli, isolati, in contatti con i parenti, non bisogna disperare, bisogna essere ottimisti, bisogna avere molta pazienza. Il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Alberto Barbera, in esclusiva per i nostri amici, lancia un messaggio di incoraggiamento ai cittadini. È capofila di molti personaggi come campionessa paralimpica mondiale Bebe Vio di Mogliano Veneto o il portiere del Genoa Football Club Federico Marchetti, originario di Bassano del Grappa. Barbera ci dà anche una notizia: la preparazione della Mostra del Cinema non si ferma. Sto lavorando, ricevo tantissimi link di film per la selezione del Festival di Venezia, vuol dire che nessuno si ferma,
vuol dire che siamo speranzosi che tutto si risolverà nel giro di qualche settimana. La mostra del cinema, per fortuna, è prevista a settembre, quando questo coronavirus sarà, speriamo, soltanto un bruttissimo ricordo, però felicemente risolto. C'è poi il sorriso contagioso, carico di valori positivi, di dolcezza, ma anche di forza, di Bebe Vio, a lanciare un'insolita sfida culinaria attraverso il suo profilo di Instagram. Abbiamo ufficialmente capito cosa dobbiamo imparare a fare in questa quarantena. E io sono fortissima in cucina. Non è vero. Sono veramente forte in cucina. Bugia di nuovo. E quindi sono mi insegnerà a cucinare e oggi faremo una ricetta chef sole, ricetta classica, crepe. Insomma, chissà come saranno le crepe di Bebe Vio, e senz'altro in questo periodo in cui bisogna restare assolutamente in casa si potrà cimentare davvero anche in questa nuova disciplina che è della cucina. E adesso allora l'appello, tantelli, dicevamo che arrivano uno dietro l'altro, si sono riuniti tutti i sindaci del Bassanese e dell'Altopiano proprio per lanciare questo forte messaggio a cittadini dell'area, della zona. Vediamo. Rispettiamo tutti quanti le regole e tutto andrà bene. Intanto dedichiamo del tempo di qualità ai nostri affetti. Cari altopianesi, il momento che sto affrontando è difficile per noi e tutti insieme lotteremo. I medici dicono il virus non ha gambe, usa le nostre gambe per spostarsi e diffondersi. Quindi fermarlo, bloccarlo è molto facile. Non facciamogli usare le nostre gambe. In questo momento così delicato, così complesso per il nostro paese, è fondamentale rimanere a casa. Rimaniamo a casa, stiamo uniti. In questo momento così difficile, sappiate arrivare anche a qualche comodità. Restiamo uniti, rispettiamo severamente le regole imposte e ne usciremo tutti quanti vincenti. Cari cittadini, stiamo passando delle settimane particolarmente difficili di emergenza sanitaria. Il miglior modo per fare comunità è quello di rispettare le regole. Stiamo a casa. Mai come oggi l'unione fa la forza. Pensiamo alla nostra storia e al nostro futuro. Quindi restiamo a casa e aiutateci ad aiutarvi. Io resto a casa. Combattiamo il virus con intelligenza, consapevolezza, volontà e responsabilità. Il problema è che sappiamo che questa cosa durerà a lungo, saranno anche degli effetti psicologici, quindi più osserviamo le prescrizioni prima finirà, mi raccomando. Questa è una sfida che possiamo vincere solo con l'aiuto di tutti, scelte responsabili senza paura, per la nostra salute. Più stiamo a casa e prima finirà questa cosa qua. Lo vogliamo tutti, dobbiamo che finisca in fretta e per farlo dobbiamo rimanere a casa. Cari concittadini, assieme riusciremo a superare anche questa, ma dovete rimanere a casa. Fatelo per voi, i vostri familiari, i vostri amici e anche per le persone Cari concittadini, questa volta tocca a noi dimostrare un grande senso di responsabilità, quindi mi raccomando, restiamo tutti a casa, magari leggendoci un buon libro. Andrà tutto bene, ne siamo certi, però dobbiamo stare a casa. È una responsabilità che ognuno di noi si deve prendere. In questi giorni pensa anche a loro, resta a casa e andrà tutto bene. Vogliamoci bene e rimaniamo a casa. Sappiamo che questa tempesta prima o dopo passerà e ritornerà l'arcobaleno. Rispettiamo le Cari concittadini, stiamo a casa. Con impegno e responsabilità supereremo insieme questo difficile momento. Dobbiamo rimanere a casa tutti, perché passerà solamente se rimaniamo a casa. Ascoltateci e imitateci. Stiamo a casa. E come dicono i bambini della nostra scuola dell'infanzia, andrà tutto bene, però adesso aiutiamoci. Stiamo a casa. Uniti ma distanti. Non chiediamoci se possiamo o meno fare un determinato spostamento, ma chiediamoci se è necessario fare quel tipo di spostamento. Per vincere questa battaglia e tornare a sorridere, ognuno di noi deve fare la propria parte. È un piccolo sacrificio per un grande obiettivo che è la salute di tutti. Così come le guerre si vincono tutte insieme, così la libertà e la salute le riconquistiamo insieme.
la cosa positiva di davvero, perché dico sempre bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, la cosa positiva è anche il forte senso di unione e di unità nello stesso tempo che sta creando questo momento difficile, questo momento di emergenza. Dovremmo avere collegato telefonicamente da Venezia il nostro collega Lorenzo Maier. Lorenzo, ci sei? Mi senti? Sì, buonasera Venezia. Buonasera. Buonasera, da Venezia, certo è che abito anche, ne parlava poco fa in collega Filippo Fois, una questione economica molto pesante per la città di Venezia, a cominciare proprio dal turismo. Ci sono locali, ci sono alberghi e ci sono ristoranti che sono letteralmente messi in ginocchio. La situazione, Lorenzo? Sì, avete detto bene, nel senso che ovviamente la situazione turistica a Venezia è pressoché pari a zero e la crisi purtroppo parte da lontano, nel senso che certamente questa emergenza sanitaria ha aggravato e ha creato panico, quindi ha disincentivato tutti i turistici che arrivavano in città. È una città che vive turismo, dove appunto l'indotto turistico era la fonte principale reddito per gli alberghi, per i ristoranti, per gli operatori, per i trasporti, per il metro, eccetera. Però è una crisi che parte da più lontano, nel senso che non sono state queste ultime restrizioni a creare la crisi, è una crisi che già si era manifestata drammaticamente prima con l'alta del 12 novembre, quando la città è stata così riprese con un'alta marea eccezionale di 1,87 m sul medio mare, e questo aveva dato disdetta grafica da parte dei turisti, anche per le difficoltà di spiegare ai turisti stessi che 187 centimetri non significava avere l'acqua alta 2 metri ma sul medio mare, che è una cosa differente, anche se comunque le immagini hanno fatto il giro del mondo e quindi hanno provocato disdetta grafica per novembre, anche per dicembre, Natale, Capodanno. Natale solitamente comunque è una meta turistica, non, certamente non di alta stagione rispetto all'estate, ma già a Natale comunque si ripartiva. Poi c'è stato il carnevale, che era visto un po' come una rampa di ripresa, una rampa di lancio per provare a risalire un po' la china della crisi. Questo carnevale interrotto in maniera così drastica, improvvisa, non appena si è sparsa la voce dei primi contagi in Italia, e con il programma ancora in corso, perché quando è arrivata la comunicazione dello stop, ricordiamo che c'era ancora lunedì e il martedì grasso, cioè il momento clou del carnevale che doveva arrivare, per cui uno stop che è arrivato per motivi giustamente sanitari, perché è stata una procedura necessaria, però proprio nel momento clou della manifestazione, che è uno degli eventi più importanti dell'anno. Adesso questo allarme coronavirus e questo divieto assoluto, ma ancor prima che ci fosse il divieto assoluto da parte del decreto del Consiglio dei Ministri, il divieto a viaggiare che era stato dato praticamente da tutti i paesi d'Europa, per cui questo ha comportato che, solo per parlare di Venezia Centro Storico, una quarantina di alberghi hanno chiuso, credo, il giorno dopo, nel giro di 48, massimo 72 ore dell'emergenza, altri ne seguiranno, e la mancanza di turisti ha innescato tutto una serie di problematiche a catena, che sono appunto anche quello dei trasporti, del vetro, dei musei, dell'indotto, dei ristoranti, dell'indotto che viveva con il turismo, ecco, per cui c'è grande preoccupazione anche per le famiglie, si parla di 30-40 mila posti di lavoro a rischio solo per il periodo estivo, per esempio negli stabilimenti balneari di Jeso. Per cui la situazione è veramente difficile si attende anche per questo con ansia capire quali saranno le misure del governo per fronteggiare questa crisi nel cosiddetto decretone che dovrebbe essere approvato, credo, nelle prossime ore. Ecco, ma sarà solo
il primo punto, poi di un ragionamento complessivo che dovrà essere fatto. Soprattutto fin qui abbiamo fatto un po' una fotografia della situazione esistente, della situazione attuale, però l'apprensione è anche perché è impossibile programmare il futuro, quindi Pasqua credo sia già andata, almeno nelle speranze delle previsioni per un turismo, ma si teme anche per il periodo estivo, la Biennale Architettura, ricordiamo uno degli eventi principali a livello internazionale, ha già rinviato la sua inaugurazione da maggio e hanno posticipata ad agosto, è per ora confermata la mostra del cinema che verrà fatta dal 2 al 12 settembre, però c'è tutto il periodo estivo che ti preoccupa, perché non sapendo quanto durerà l'emergenza planetaria del coronavirus non si può neanche pianificare il periodo estivo. Certo, bene, io allora ringrazio il nostro Lorenzo Maier da Venezia, è davvero uno spaccato quello che ci ha dato della situazione economica in tutta la zona del veneziano. È davvero, più che altro adesso la situazione è decisamente drammatica, si spera adesso nel futuro cercare di capire, grazie alle misure, diceva Lorenzo, le misure che verranno prese dal governo. E allora è intervenuto proprio il sottosegretario Economia e Finanza Pierpaolo Baretta, il veneziano Pierpaolo Baretta, che ci ha detto come si stanno muovendo proprio a Roma per cercare di venire incontro a questa situazione negativa. Sicurezza e misure per il contenimento del coronavirus nei luoghi di lavoro, raggiunta nella notte l'intesa tra governo, sindacati ed imprese, 13 punti del protocollo nel quale vengono indicate le misure di precauzione da adottare per evitare i contagi, concordata la riduzione delle attività produttive. La possibilità di ridurre l'attività produttiva ai servizi essenziali, alla produzione essenziale, anche quindi di fermare eventualmente dei reparti produttivi se questi non fanno parte dell'elenco delle primarie essenzialità per il bene comune e la collettività. Per chi deve lavorare al fine di garantire i servizi essenziali, oltre a sanitari e forze dell'ordine, le aziende dell'agroalimentare, farmaceutico, mobilità, informazione, previsto l'obbligo di presidi sanitari e norme igieniche tali da garantire la sicurezza dei lavoratori. Queste tre normative, l'utilizzo della cassa integrazione degli ammortizzatori, le norme igienico-sanitarie e il lavoro a distanza ci consentono di dare una vera protezione a chi è obbligato a lavorare per tenere in piedi la condizione, diciamo, dei servizi essenziali. Per i lavoratori a casa è previsto il ricorso alla cassa integrazione, a tutti gli ammortizzatori sociali e, laddove possibile, lo smart working, ammortizzatori che verranno estesi anche ai lavoratori autonomi e ad aziende al di sotto dei 5 dipendenti. Per questi abbiamo deciso la possibilità di accedere al fondo per l'integrazione salariale, in maniera tale che anche i lavoratori delle piccole aziende abbiano un ristoro in questa situazione. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, partite IVA e professionisti, ci stiamo orientando su un finanziamento intanto per questo mese di 500 euro a tutti, in maniera tale che ci sia un primo ristoro di questa situazione di emergenza, sapendo che poi nei prossimi giorni e settimane dovremo affinare ulteriori interventi un po' più strutturali. Abbiamo sentito, di conseguenza ci si sta muovendo proprio anche a Roma per cercare di venire incontro a lavoratori e ad aziende che in questo momento stanno soffrendo parecchio. Noi andiamo avanti a leggere gli sms che sono arrivati, i messaggi anche WhatsApp che continuano ad arrivare, il numero 340-3218-379, continuate a mandarci fotografie, video tra l'altro che piano piano vi mostrerò, purtroppo non riusciremo a vederli tutti insieme, però il più possibile io li voglio mostrare perché sono davvero belli. Cominciamo con i messaggi.
C'è tanta gente che se ne frega, va in bici, va in spasso, a spasso con il cane, va a correre senza mascherina, nessun controllo. Di vita ne abbiamo una sola, giustamente dice questa nostra telespettatrice, state a casa, siate più responsabili. E ancora un altro telespettatore invece ci porta a Mestre e dice di controllare il parco San Giuliano. La gente qui non capisce e infatti prima il nostro collega Filippo Fois ci aveva detto che per quanto poche le persone, però c'erano ugualmente, soprattutto al Parco San Giuliano, c'erano tante tante persone che si erano riunite all'aria aperta. È vero che la giornata è bella, ai noi c'è una domenica splendida di sole, praticamente di primavera, però dobbiamo stringere i denti, dobbiamo restare a casa, l'abbiamo detto tante tante occasioni. E allora chiedo alla regia se possiamo vedere intanto questi bei disegni, cominciamo proprio da questo, è il disegno che ha realizzato Francesco e scrive andrà tutto bene, insomma è un messaggio forte che sta arrivando, eccolo qua, anche questo, guardate, le due bambine, andrà tutto bene, restiamo a casa, forza Italia. C'è questo cuoricino con l'arcobaleno realizzato da questa bimba e ancora andrà tutto bene, vedete i due fratellini sempre sorridenti che hanno realizzato questo bel disegno con questo arcobaleno e le manine, le impronte delle loro mani. Ancora Matteo e Irene, andrà tutto bene. La bandiera dell'Italia, perché tanti messaggi che invitano a esporre il tricolore in questo senso di unione di tutta la nazione, di tutto il popolo. Andrà tutto bene, questi sono Amelia Turchetto, questa bambina che ha realizzato questo bel disegno. Guardate i colori, il tripudio di colori di questo disegno, un messaggio di speranza che ci lanciano come sempre, che ci danno come sempre i bambini. E intanto, insomma, questi sono i disegni che continuano ad arrivare, io continuerò a mostrarveli piano piano. Adesso andiamo avanti invece a leggere i messaggi. Ho un mutuo a fine mese da pagare. Sono sospesi o come si farà? Io lavoricchio anzi, non so come farò. Se la cosa andrà per le lunghe, come farò a pagare il mutuo? Ora le mie entrate sono minime, sono molto preoccupata. Grazie per la risposta. Una domanda simile era arrivata anche in mattinata e allora la risposta è sempre la stessa, tranquilli perché in questo momento di emergenza gli istituti di credito, le banche hanno deciso di sospendere il pagamento dei mutui, verranno ripresi nel momento stesso in cui l'emergenza finirà e c'è la garanzia che non ci saranno alcune sovrattasse da pagare sulle varie rate dei mutui. Di conseguenza in questo momento difficile proprio per venire incontro alle esigenze di tutte le persone, i mutui sono sospesi e verranno riattivati, i pagamenti delle rate verranno riattivati nel momento in cui l'emergenza finirà. Di conseguenza, almeno da questo punto di vista, si può stare tranquilli. Buongiorno, io e mia moglie rispettiamo i comportamenti che ci sono imposti. Nostra figlia lavora in un supermercato, a stretto contatto con i colleghi, senza protezione adeguata. Questo è un problema in realtà. A brevissimo, tra l'altro è arrivato anche il discorso del presidente Zaia che diceva che verranno attivati nelle aziende, in tutti i punti di lavoro, i controlli dello SPISAL per accertare che i lavoratori si trovino nelle condizioni adeguate per tutelare la salute di se stessi e delle persone con cui vengono in contatto. Di conseguenza sarebbe bene se ognuno dei dipendenti, dei singoli, in questo caso anche del supermercato, fosse dotato della mascherina, minimo della mascherina, ma poi c'è tutto il discorso della distanza e quant'altro, bisognerebbe che tutti indistintamente rispettassero queste regole. Mi ricordo che qualche tempo fa, prima ancora che arrivasse l'obbligo della chiusura di alcune attività, c'era una barista che diceva bisognerebbe che tutti quanti chiudessimo per cercare di tutelare davvero il prossimo, noi stessi e il prossimo. Poi è arrivato il decreto che ha inasprito appunto il tutto e allora i bar, i locali sono stati definitivamente chiusi. Però se ognuno di noi riuscisse nel proprio piccolo a rispettare questi dettami, in realtà non c'è tantissimo da fare, non c'è tantissimo
a cui pensare. Stiamo a casa, rispettiamo queste misure di sicurezza che sono le uniche che ci garantiscono, si spera almeno ci garantiscano, il diffondersi del virus. E ancora, volevo chiedere al presidente Zaia come mai all'ospedale di Borgo Trento a Verona i medici e gli specializzandi lavorano senza mascherine, quando altri lavoratori meno a rischio le indossano regolarmente. Grazie. Questa è una bella domanda che bisognerebbe porre più che al governatore Zaia, agli stessi medici, perché sono i medici i primi che dovrebbero prendere in mano tutto il discorso di cautela e di salute del prossimo, di se stessi e del prossimo. Quindi in realtà più che a Zaia bisognerebbe chiederlo proprio ai diretti interessati, perché non indossano una mascherina, e magari indurli a indossare la mascherina come presidio e tutela per le persone con cui vengono in contatto. E tantissimi messaggi, si diceva, che continuano ad arrivare alla nostra redazione. Ecco, e io andrei avanti a leggerne ancora qualcuno. Allora, vediamo, per esempio, per quanto riguarda la sanificazione, ecco qua un altro, per quanto riguarda la sanificazione delle mascherine, è possibile riutilizzarle tamponando con Napisan o Amuchina? Me l'ha detto il farmacista. Quindi allora, se il farmacista ha detto questo, io ringrazio questa nostra telespettatrice, perché viene allora a rispondere a una domanda che era stata posta, qui non sapevo cosa dire, e quindi è possibile, rispondo al telespettatore di prima, ma è possibile sanificarle e riutilizzarle utilizzando il Napisan oppure la Amuchina. Insomma, mi è arrivata questa dichiarazione, questa risposta direttamente da un farmacista, e di conseguenza, insomma, più mani in pasta, come si suol dire, di loro non saprei. Quindi grazie allora anche a voi, grazie a voi telespettatori, che è vero ci fate tante domande, ma ci aiutate anche in qualche maniera ad avere una risposta. Siete fondamentali, per davvero il nostro lavoro. E io adesso, ecco, dalla regia mi dicono c'è qualche minuto di pausa, poi ci ritroviamo e continuiamo con i messaggi. A tra poco.